Allora, queste le immagini dal Curi di questo 2-2, nel complesso però molto deludente come prestazione del Pescara, discreto fino al gol del vantaggio, poi in 11 contro 10 e in vantaggio la squadra di Baroni è letteralmente scomparsa, come ha confermato lo stesso allenatore biancazzurro. C'è il ritorno di Brugman a centrocampo al fianco di Memusciai, in difesa Ćosić a destra, Pucino a sinistra, in mezzo Zuparic e Pesori, davanti Melchiorri e Magnero. Nel Perugia c'è in campo la coppia Perea Falcini Cinelli, sostenuta da Lanzafame, a centrocampo Fossati, Taddei e Nicco, in difesa i due ex Del Prete e Crescenzi. L'inizio del Pescara, come detto, è buono, c'è questo calcio di punizione proprio di Gaston Brugman che impegna Koprivec, e poi c'è il gol del vantaggio del Pescara, filtrante di Politano, Magnero anticipa Koprivec che lo stende, calcio di rigore e a Battista Di Molfetta estrae il rosso per il portiere del Perugia, ma paradossalmente la partita del Pescara finisce qui, cioè finisce nel momento in cui passerà in vantaggio, perché ci sarà l'esecuzione dal dischetto. Intanto entra Provedel che prende il posto di Perea per provvedere alla sostituzione. Provedel respinge il rigore di Magnero, arriva Memusciai, tapin sporco, ma Pescara in vantaggio con il secondo gol stagionale del giocatore albanese, già in gol direttamente sul rigore a Bari. Poi dopo questo gol, come detto, si spegne la luce nel Pescara ed è dominio Perugia in 10 uomini. Subito la squadra di Camplone ha questa opportunità con il cross di Crescenzi, colpo di testa di poco fuori di Diego Falcinelli, lo sguardo di Camplone ed ecco il gol del pareggio. Pesoli affonda l'intervento da dietro su Lanzafame. Calcio di rigore per Abbattista Di Molfetta, cartellino giallo per il difensore biancazzurro dagli 11 metri, mentre rivediamo l'intervento un po' sciagurato di Pesoli su Lanzafame, dagli 11 metri Falcinelli non sbaglia, tiro che supera Aresti, conclusione non molto angolata ma potente centrale che spiazza il portiere, l'estremo difensore biancazzurro. Dunque Falcinelli ripristina la parità al 31esimo del primo tempo e siamo nella ripresa. L'azione del Perugia si fa sempre più forte, questo è un tiro alto del Pescara con Melchiorri, il gol è splendido quello del Perugia, il gol del 2-1, avete visto, sembra un flipper, in realtà il Perugia scherza con le sue combinazioni con la difesa del Pescara e Fossati piazza la palla sotto l'incrocio dei pali, l'assist dell'ex biancazzurro Nicco, Fossati bel piatto e palla all'incrocio, dunque 2-1, chance per il Pescara con questo tiro fuori di Melchiorri, ma in realtà è il Perugia a menare le danze, le occasioni del Pescara sono assolutamente estemporanee, c'è un tiro dalla distanza che viene provato da Lanzafame tra i protagonisti di questa partita, palla bloccata da Aresti e qui siamo proprio nei minuti finali, sembra fatta per il Perugia, c'è il cross di Pasquato, il colpo di testa di Magnero al 94esimo, le aveva provate tutte Baroni che aveva inserito Pasquato, poi ha inserito Caprari e Zampano e alla fine è arrivato questo gol con iniziativa di Pasquato, il cross e il colpo di testa chirurgico di Magnero, 2-2, non meritato dal Pescara, il Perugia avrebbe meritato la vittoria, un'ultima chance proprio nell'ultimissima azione, ma viene fischiato un fuorigioco, 2-2, Pescara salvo, ma così non va per la squadra di Marco Baroni.